Thank <laughs> you.

ghiera di supplica ai piedi di loto di Sri Chaitanya Maprabhu. Io caro Signore, Sri Krishna Chaitanya Maprabhu, ti prego, sii misericordioso con me, perché chi altri può essere più misericordioso in questo mondo materiale? Tu sei disceso proprio per aiutare le anime cadute e condizionate, e ti assicuro che non troverai un'anima più caduta e condizionata di me. Mio caro Signore Nityananda, tu che sei sempre immerso nella felicità del puro amore, ti prego, posa il tuo sguardo su di me, poiché io sono il più infelice. Mio caro marito di Sita, Takurani, Adveta Gosai, ti prego, sii misericordioso con me, poiché grazie alla tua misericordia noi potremo tenere sicità nel si nityananda. E cari Svarupa Damodhara, Sanatana Gosvami, Raghunata Gosvami, Raghunata Bhatta Gosvami, Gopala Batta Gosvami, Jiva Gosvami e Lokanata Gosvami, vi prego siate tutti misericordiosi con me. Si misericordioso con me, Sri a Acharya Prabhu, Narottama desidera l'associazione con Ramachandra Kaviraja Eternamente.

े कृष्णा करूणसिन्धु दीनबान्धुजगत्पते गोपेश गोपिककान्तरथकान्तनमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनगुरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे ऋषभानुसृतदेवि प्रणमामि हरिप्रे भजामि रदं अरविन्दानित्रं स्मरामि रदं मधुराज्मि वदामि रदं करुणा ततो ममान्यस्ति गतिर्नाकपि ओ राधे राधे राक्षमं हरिप्रिये पायमं श्रीकृष्णापि आरि राक्ष माम् ओरसि स्वारि ॐ नमो भगवते वासुदेवया

Jaya Jaya Siceitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna, benvenute, benvenuti allo studio della Siceitanya Ceritamrita Madhya Lila, capitolo terzo Siceitanya nella casa di Advaita Charya allora, vediamo che continuano eh, gli scherzi trascendentali fra Nityananda e Sri Advaita, e Chaitanya gusta infinitamente questi scambi. Advaita Charya disse scherzando, mio caro Nityananda, io ti ho invitato a casa mia e davvero ne ho raccolti frutti. Tu non hai una casta fissa e non appartiene a nessuna dinastia. Per natura sei un pazzo. In, allora in queste parole scherzose in realtà c'è una grande verità e una glorificazione a Srinidhi Ananda, che al di là di ogni eh, regola riguardante il mondo materiale, lui è mosso solo da premanandasuki, eh, da questa felicità di essere situato nel puro amore per Dio. E in questo mondo appare come un pazzo, perché agisce solo in base a questo principio. Mette davanti questo principio a tutto. Invece, noi seguiamo una certa, una certa etichetta, delle leggi, delle regole. Perché? Perché se non fosse così, visto che non abbiamo il cuore colmo d'amore, eh, allora sarebbe la, la, la legge della giungla del più forte. Invece, quando le, eh, le anime sono animate da un puro amore, allora non c'è bisogno, perché è quella la legge, è quello il principio su cui si agisce. È importante comprenderlo, no? eh, non possiamo imitare queste cose, perché proprio non, non siamo, infatti, cioè, lì nella preghiera la Rottama dice, oh Nityananda, poni il tuo sguardo misericordioso su di me. Eh? Cioè, ehm, aiutami a raggiungere, ad avvicinarmi al livello dove sei tu, sempre immerso in questo amore. E tutto è mosso dell'amore. Ma noi vediamo, subiamo questi impulsi, a volte entriamo nella collera, a volte entriamo eh, nel, nel lamento, nel giudizio. Allora ci sono delle regole, delle leggi e, e, e a volte si viene puniti o castigati per esempio le, 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 quando guidiamo la macchina, altrimenti sarebbe un caos. No? Perché devo tenerla a destra, perché devo tenerla a sinistra, perché devo darla la precedenza, no? Capite? È così. Ma quando si è mossi soltanto dal puro amore, allora tutto è perfetto. Appanara sam more karibaratare Giutta, Dile, Viprabali, Baia, Nakarile. Per favore, fammi diventare pazzo come te. Eh? Poni il tuo sguardo, misericordioso me. Mi hai gettato gli avanzi del tuo cibo. Non sei neppure stato intimorito dal fatto che io sono un Brahmana. Capite qui? C'è l'ambiguità, la, la, come abbiamo letto in precedenza. Si chiama Tiradarani, e a volte eh, si lamenta e usa parole dure verso Cristo, e poi, un istante dopo, oh, scusami se ti ho detto così. Eh? Qui, e qui dice: Fammi diventare pazzo come, come te, ma poi dice: Ma non hai paura che io sono un Brahman. Eh? È questo proprio che crea eh, ancora più piacere perché loro comprendono il reale significato di ciò che sta avvenendo. Come vi ho detto, e credetemi, non è facile comprenderlo, anche se lo diciamo. Loro sono mossi solo dal puro amore. Non c'era ancora in Advaita, non c'era rabbia in nityananda. Accrodo paramananda nityanandarai. E lui è conosciuto come acroda, privo di collera. Tutto ciò che fa è, 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 è mosso da questo puro amore. Spiegazione di Sira Prabhupada. Le parole a Panara Sama indicano che Advaita Charya si considerava un appartenente al gruppo degli Smarta Brahmana. E quindi tutte regole, leggi. E considerava Nityananda Prabhu a livello trascendentale dei puri Vaisnava. Srinityananda aveva dato da tacciari i suoi avanzi per elevarlo al livello della trascendenza sul, sul quale egli si trovava, per renderlo un puro devoto, un paramamsa. Altre volte c'è anche il quadro: si vede che da un calcione a Sivananda no, Sena, eh, perché non aveva fatto quello che gli aveva detto. Ma Sivananda Sena, appena toccato, eh, si mette a danzare in estasi. Di nuovo tutto è mosso, sono mossi soltanto dal puro amore. L'affermazione di Advaita Charya indica che un Vaishnava Paramaamsa è situato a livello della trascendenza. Il puro Vaishnava non è soggetto alle regole degli Smarta Brahman. Per questa ragione Advaita Charya disse: Apanara muore caribara tare per portarmi al medesimo Livello su cui tu ti trovi. E questa è la nostra preghiera, e questa è la nostra preghiera, al di là, nel, nel regno dell'amore, del puro amore, un puro Vaishnava, una persona situata a livello di Paramamsa, considera spirituali gli avanzi di cibo, ma Prashada non li considera materiali, ad, eh, eh, non li considera materiali od oggetti di piacere dei sensi. Ai suoi occhi il maprashada non è dal o riso comune, ma una sostanza spirituale. Il prashada non è mai contaminato, neppure quando è toccato dalla bocca di un ciandala. Tantomeno, quindi saranno contaminati i resti di cibo di un puro vaisnava. In realtà, esso conserva il suo valore spirituale. Toccando, mangiando questo maprashada, un brahmana non si degrada. Non si può parlare di contaminazione per il contatto con gli avanzi di questo cibo. Anzi, mangiando il maha prashada ci si libera da tutte le contaminazioni della condizione materiale. Questo è il verdetto degli shastra. Ripeto di nuovo come l'ho detto ieri, se si mangia questo prashada con la stessa fede di Advaita Chari. Lui nemmeno l'ha mangiato, è stato toccato, eh, perché lui gli ha lanciato dei granelli di riso. Ma bisogna avere la fede. Come, per avere la fede bisogna avere una certa purezza. Altrimenti è solo un principio, social, no, un principio um, or ortodosso. No? Cioè che lo crediamo per una legge, per un principio, non con il cuore. E questo non cambia l'essenza. Perché una volta possiamo accettarlo e poi possiamo rifiutarlo, rigettarlo. Quando è esterno, quando è dovuto a principi esterni. Ma io se sono così nel profondo lo sono sempre. è quello il Vrhavana. Vrhavana, è dove quando si parla di trascendentale, quello trascendentale non è qualcosa di, di, così, di, di mistico, di no, è essere situati a quel livello lì completamente, profondamente, per quello che si parla di pura devo devozione o pura devozione. Nityananda Bale, E Krishna Prasada, Ihake, Jutaka, Kahile, Tumi, Kahile, Aparada, Nityananda Prabhu rispose, questi sono gli avanzi del cibo di Sri Krishna, se li consideri avanzi comuni, commette un'offesa. Spiegazione. Il Briad Vishnu Puran afferma che chi considera il Mah Prashada come riso dal comune certamente commette una grave offesa. I cibi comuni possono essere commestibili o contaminati, ma queste considerazioni dualistiche non si applicano a proposito del Prasada o delle acque dei fiumi sacri ma ricordando sempre il principio della fede. Se c'è la fede, Pralad Marat può bere il veleno, Shiva può bere Ala, il, il, più, il più potente veleno, non succede niente. Se non c'è la fede, noi ne restiamo soggetti alla dualità. No? Bisogna ricordarlo perché essere sentimentali non è un gran principio. Il prashade trascendentale, in esso non si producono trasformazioni o contaminazioni, proprio come non si producono contaminazioni e trasformazioni nel corpo di Vishnu stesso. Perfino un brahman sarà sicuramente attaccato dalla lebbra e privato di tutti i suoi familiari se continua in queste considerazioni dualistiche. Il brahman è colui che insegna la trascendenza, ma se lui è situato nel dualismo, eh, non è molto così insegni. Il medico dice non fumare che ti fa male e hai il portacicche pieno di cicche. E questo è il dualismo. Cioè tu insegni qualcosa ma non lo fai assolutamente. Chiaramente ci sono diversi livelli. Eh? C'è una certa, si arriva a una certa consapevolezza ma ancora si fa fatica a seguire tutto, tutti i principi. Cioè a, 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 a esserne proprio la personificazione. No? però questo già ci avvicina è un passo molto importante è un passo molto importante la fede la, in realtà i nostri asseri dicono che la fede è come a, aver già, essere già a metà strada no? perché se questa fede si stabilizza e come vi ho detto ci sono otto divisioni della fede la fede si stabilizza dopo Anartanivritti che si diventa Nista. No? Ancora non c'è. Eh, ricordate, eh, Maharaj Bharata cadde dalla posizione di Bhava, quindi eh, solo preme sicuro. Nista non dà una certezza, no? perché ancora non si è completamente situati. Però è la trasformazione. Eh? Di Anartha sono già eh, con la fede risolti, però vengono risolti quasi completamente, né in Ashakti, quando c'è un forte attaccamento no? che poi si trasforma in bhava e lì è quasi è solo il Lila, come Bharat Maharaj o altri che ci fanno vedere, no? ma è, è praticamente. Impossibile tornare nella condizione dualistica e poi in prema si è completamente situati nella trascendenza. Una persona così offensiva cade nelle condizioni infernali per non riemergerne più. Questo è l'insegnamento del Brihad Vishnu Purana. Anche qui permettetemi una considerazione: per non riemergerne più. Di nuovo, l'eternità è molto lunga. No? La riemersione non potrà avvenire per conto proprio, dovrà essere una misericordia. Il Signore viene proprio per aiutare queste anime, Attraverso, o Lui personalmente o mandando persone le quali anche solo un piccolo apprezzamento verso di loro, un piccolo gesto ti fa riemergere. Quando si dice non riemergere più, con le tue possibilità non potresti più, quindi si chiama Nityabad, eternamente condizionato. No? Ma sappiamo che tutti tornano da Dio e quindi questo eterno, perché è lunghissimo, ma poi per grazia del Signore, dei Suoi devoti, di nuovo si ha. Si ha infatti nella preghiera che cantiamo oggigiorno, io sono il più caduto, quindi non, non potrei più riemergere. Ma posi il tuo sguardo misericordioso su di me. Sateka, Sanyasi, Yade, Karana, Bojana, Tabe e Aparada, Haibe, Kandana. Sila Nitenanda Prabhu continuò. La tua offesa potrebbe essere neutralizzata soltanto se tu invitassi almeno 100 Sanyasi a casa tua e li nutrissi lautamente. Acharya Kae... Na karibe ni mantrana sannyasi, nascila mora Saba, smiti dharma. Advethazari rispose invece non inviterò mai più un altro Sagnasi, perché è stato un Sagnasi a rovinare tutte le mie regole braminiche delle smariti. E qui di nuovo è una grande glorificazione. Eh? Tu hai distrutto il mio sentimento smarta. Come fanno i eh, sette anni con eh, Prakasananda Sarasvati, che era il capo dei sagnasi di Varanasi. Eh? Glielo distrugge. Loro hanno una fede incrollabile nei loro principi. Incrollabile. Eh? E gli dicono: Sei un sentimentale, invece di seguire le regole, invece di studiare, guarda li canti, danzi. No. e lui gliele distrugge. E quella è la grande gloria. Non, non si è perdenti, eh? Eh, ma lì bisogna avere una misericordia molto grande perché l'ego è fortissimo, soprattutto in personalità che per vite hanno coltivato con grande successo. Eh? Sono eh, ammirati, adorati, riveriti. Eh? Questo è il pratista, è, è potentissimo. Immaginate, vi, generazione dopo generazione siete adorati, seguiti, amati, serviti, no? e viene, viene un ragazzetto lì e, e vi distrugge tutto. Eh, non è facile abbandonarsi, ma chi è fortunato capisce, capisce che c'è qualcosa di più. In realtà il Signore offre sempre questa misericordia. No? Del, di percepire, ma dipende dalla quantità di ego, dalla, dalla durezza del cuore, no? di poter cogliere la superiorità, la purezza e eh, quindi abbandonarsi. È molto difficile, immaginate, quando uno viene, eh, viene riconosciuto da tutti come Prakasananda Sarasvati, era il capo dei segnali di Varanasi. Varanasi è la città più antica dell'India, è la culla della cultura. No? E lì arriva uno giovane, ancora inesperto, per, ai loro occhi, sentimentale, eppure si abbandona. È molto raro, tanti non lo fanno, tanti non l'hanno fatto. E quindi dobbiamo comprendere cosa ci sta insegnando qui a Dveta. Perché altrimenti pensiamo che è solo uno scherzetto fra Nityananda e... No, no, qui è, è, è una filosofia molto profonda. giane, Karahila Achamana, Uttama Sahate, Lahia, Karahela Sayana. In seguito Advaita Dvetacharia fece in modo che i due signori potessero lavarsi le mani e la bocca e li condusse a un bel letto dove essi poterano sedersi e riposare. Mi viene in mente subito la bella canzone di Bhaktivinoda Thakur, Bogharati, dove Krishna e Balarama fanno la stessa cosa, poi vengono fatti accomodare un attimo per digerire bene, per riposarsi, eh, ci, sono, ci sono dei principi che possono essere vissuti non in, una, in un tipo di vita e società pragmatica come oggi, perché qui adesso ciò che regna è il dio danaro, l'essere eh, di successo. No? E allora eh, per questo distruggiamo anche la nostra esistenza, le nostre relazioni. L'importante è. Eh, L'importante è eh, ma io sono rispettato da tutti, mi sono fatto da zero. E, e, pensano che questo sia lo scopo della vita, ma noi non dobbiamo giudicare o criticare, ma aiutare queste anime, proprio come ha fatto Sicitania con Prakasananda Sarasvati. Io l'ho detto altre volte e eh, non prendetela come una, una sfida, ma noi molte volte siamo misericordiosi o gentili con persone eh, che, insomma, eh, poveretti così, e invece abbiamo una certa, un certo astio verso i grandi magnati o anche i presidenti o, o politici o militari che distruggono il mondo. Ma sono proprio loro che hanno bisogno della misericordia più grande. Perché sono, sono proprio a Ityabadha, sono proprio quelle anime durissime, eh? dura hatma, E sono loro che ne hanno più bisogno. E ieri dicevamo, ma come si fa a essere invidioso di un materialista? E invece eccolo qua. L'invidia fa sì che non siamo misericordiosi verso. Eh, ma questi distruggono il mondo, questi hanno tutto, adesso vorrei vederli soffrire. No, questo non è il Vaisnava, questa è la mentalità materialistica della sfida. No? E, e Nityananda l'ha dimostrato con Jagai Madaya e in tanti altri casi, lui non faceva distinzione. Eh? Il mercato del Santo Nome è aperto a tutti, è per quello che è così importante comprendere bene queste cose. lavanga, elaci, bigia, uttama rasa vasa, tulasi, mangiare saha, dila, muka vasa. Siddhvita Chari offrì ai due signori chiodi di garofano, semi di cardamomo misti ai fiori di tulasi affinché li, li masticassero per rinfrescarsi la bocca. Ancora c'è questa usanza. Io in India alcune volte dopo aver pranzato venivano offerte questi semi da masticare con qualche granello di zucchero candito perché aiuta la digestione a rinfrescare, proprio eh, dal, dal aver mangiato vari cibi. Eh, ri, ris, risistema l'alcalinità la, nella bocca, su Gandhi, Chandena lipta cai la Kalavea, kalevara sugandhi, puspa, mala, ani, dila, ridai, upara. Allora si addue Tacharya cosparse il corpo di due signori con polpa di legno di sandolo e pose sul loro, sul loro petto ghirlandi di fiori profumatissimi. Noi a volte vediamo i Vaishnava che si lasciano fare tutto. No? Capite, qui dopo aver fatto questi bisticci, cioè, dobbiamo leggere bene, capire, entrare. Advetacari che è il più anziano di tutti, no? che loro non vorrebbero, però lui lo desidera e lo lasciano fare. E immaginate, cioè, qui si parla di, di cioè era una personalità conosciutissima eh, lì a Navadvi, era ritenuto un, uno dei, dei, dei capisaldi del... E adesso lui personalmente spalma il corpo dei giovani cetania e Nitiananda con la polpa di sandola e, 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 li, e, e, e pose sul loro petto ghirlande di fiori profumatissimi. Eh? Questa è, è, è la dimostrazione dell'amore. E questo veniva fatto. Vi eh? ricordate Gesù Cristo che lavò i piedi a tutti i suoi discepoli? È uno scambio. Noi di nuovo siamo, siamo, siamo troppo coinvolti in questo pragmatismo, in questo modo. Pragmatismo cosa significa? Agire sulla base dell'interesse. No? Allora cerchiamo sempre un interesse, ma l'amore è libero da questo. No? E anzi, eh, Cetania dice, Gopi Bartur, Pada Camalor, Dasa, Dasa, das, 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 No Dasa. No? Quando c'è questo è ancora di più speciale. Qualche volta dovremmo riuscire a, ad uscire da questa visione. Se camminiamo sempre a testa alta, qualche volta dovremmo abbassarla. Qualche volta, no? non è facile sempre, ma qualche volta porci proprio no? come eh, il più piccolo del più piccolo. Acharya Karite Chae Pada Sambahana Suncita Ana Prabhu Quando il Signore si fu sdraiato sul letto, Advetacharia volle massaggiargli le gambe, ma il Signore era molto esitante e parlò così ad Advetacharia. Buta Nachahile Tumi Chada Nachana Mukunda Ridasa Lahila Kara Bojana. Allora Cetane Prabhu dice adesso basta, Adveta, ad, Adveta, 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 tu mi hai fatto danzare come hai voluto, adesso basta, vai a mangiare insieme con Mukunda e Aridasa. Spiegazione, se Cetane Prabhu dice qui ad Adveta, Adveta, che non è bene per un saniasio accettare un letto comodo su cui... Stendersi o masticare chiodi di garofano e cardamomo, o farsi spalmare il corpo di polpa di santo, né gli si addice accettare ghirlande profumate o farsi massaggiare le gambe da un puro Vaishnava. Mi hai già fatto danzare come desideravi, disse Sitaia, ma ora ti prego di smettere, puoi andare a mangiare insieme a Mukunda Ridasa. Il Signore Rientra, nella, eh, si, si ripone in una categoria per insegnare. No, Nell'Ila nell Trascendentale non c'è questo problema, perché lì eh, eh, tutti sono eh, consapevoli e sono dentro completamente, ma qui il Signore è venuto per dare un insegnamento. Per dare un insegnamento. Bisogna stare molto attenti a questo perché l'energia materiale spinge molto forte, anche per, per devoti che sono situati a livello molto elevato. No? Siamo sì. nel regno di Maya. Se sì, Caitanya dà questi insegnamenti, noi non dovremmo, eh, detto. Eh, eh, non, non volare là dove gli angeli temono di andare, no, perché è pericoloso. Eh? La storia di eh, come si chiama? Quello che aveva le ali di cera: è molto pericoloso. No? Può succedere di tutto perché eh, è un'energia potentissima che il Signore ha messo di, ah, a guardia di questo. No? cherubino cherubino va bene e quindi il signore dice adesso io sono contentissimo del tuo servizio però adesso vai a mangiare lascia lascia si, si soddisfatto del fatto che mi hai fatto danzare come hai voluto Tabeta acaria sanghe lana duigiane carila itcia bogiana ye acilemane allora Diutaciaia andò a prendere il prasada, vedete non insiste e non sta lì a... Ah, no. No. Comprendono, c'è una comprensione perché è sulla base dell'amore, non c'è un desiderio di guadagnare. Ah, se faccio questo al Signore allora guadagno, guadagno la sua misericordia. No? Dobbiamo sempre avere un sentimento di dolcezza allora si manifesta il giusto modo di interagire. Se il maestro spirituale ci chiede un bicchiere d'acqua, perché ha desiderio di acqua, noi non dobbiamo portargli qualcosa pensando di guadagnare di più. No. Ma semplicemente essere dolci. No? E in questo modo la cetanea ti ci dà proprio il giusto equilibrio della giusta relazione. Quindi, Advaitacari andò a prendere il prasanna insieme a Mukundi e a Aridas e tutti mangiarono con gusto tutto ciò che desideravano. Santipur era loca suni, prabhura agamana, de kite ai la loca, prabura charana. Quando si seppe a Santipur che Sicitane Ma Prabhu si era fermato lì, immediatamente tutti arrivarono a vedere i suoi piedi di lodo. Arihari balle, loca nandi hana, chamataka, paella prabura. Sundaraya de Kina. tutti molto soddisfatti, presero a gridare il santo nome del Signore. Ari, hari. In realtà furono tutti colpiti dalla meraviglia nel contemplare la bellezza del Signore. Questo bastava per, per ritrovare la pura devozione. Il Signore, in queste caratteristiche dell'opulenza dell'opulenza, qui non è un'opulenza di gioielli, è la sua bellezza, no? In realtà serve per incantare, Krishna è infinitamente affascinante. Se uno subisce realmente il fascino, cosa significa? Eh, è detto che quando Krishna rientrava a Dvārakā lo bevevano con gli occhi, e dicevano la coppa alla quale eh, bevono eh, il nettere più sublime, no? Vale a dire, dentro, dentro uno non, 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 non c'è cioè più né traccia né di invidia né di giudizio, ma si beve solo la bellezza. Allora in quel momento lì c'è l'incontro con l'energia spirituale. Non a caso queste persone avevano questa fortuna, di poter contemplare il corpo trascendentale, la bellezza di Sicitania Maprovuk, e di poterla bere fino a soddisfazione. Noi diciamo qui, se uno beve anche solo una goccia di charanamrit o di l'acqua della Yamuna, ma questa è infinitamente, o del Radakun, questa è infinitamente più grande perché è proprio una presenza, è presente. No? Uno può bere con gli occhi, può bere con il naso, attraverso l'odore. Bere o mangiare, no? E', e, e, e è proprio questo lo scambio, eh? tutti i sensi sono coinvolti no. e l'energia spirituale risistema tutto, ha una potenza incredibile. Ma quando c'è la fede, cos'è questa fede? Proprio poter eh, contemplare completamente la bellezza del Signore, no? il suo profumo. La, la, il suo portamento. Gora deca canti surya, ginia ujbala, aruna, vastra canti, tae, care, giala mala. Videro la carnagione chiara di Siceta Nema Prabhu e il suo splendore che superava la brillantezza del sole. Alcuni invece lo criticavano, lo giudicavano. Eh, per Sarasvati ve l'ho appena detto. Ah, lui era un po' attratto, ma lo giudicava. Qui no, invece. A questo si aggiungeva la bellezza degli abiti color zafferrano che scintillavano meravigliosamente sul suo corpo. Come si fa ad apprezzare o a giudicare? Quando si è nella dualità. No. Quando si è nella dualità. I sei Gosvami erano Dira Dira Janapriya, erano molto cari a tutti perché anche nella loro semplicità loro indossavano solo Copina Cantas Ritò, è solo un piccolo lembo di stoffa nei fianchi, ma erano così risplendenti d'amore trascendentale che chiunque li vedeva aveva un beneficio enorme. E' eh? questo. Non tutti, alcuni, alcuni, come vi ho detto, non erano pronti, ma la maggioranza avevano beneficio, la grande maggioranza aveva eh, proprio folle intere andavano. Ancora oggi succede così È quando c'è un grande santo, o succede qualche miracolo, avete visto Lourdes, mi migliaia di persone corrono subito perché c'è questa fede. È il miracolo. Perché avviene? Perché c'è la fede. Perché gli occhi di quelle persone vedono cose che gli altri non vedono. Perché si sono liberati di, di qualche cosa dovuto alla prova della loro vita, dovuto alla sincerità. No? Questi sono le Sukriti, sono i Samskara. Quindi ogni, ogni atto, eh, in questi giorni l'ho sentito più volte, a volte capita no, che poni la tua attenzione su qualcosa. Ogni volta che uno ama eh, di, eh, integra questo principio e quindi eh, l'amore e il mondo si nutre di questo, il mondo si sorregge su questa base, altrimenti si stabilisce il Kali Yuga. Il Kali Yuga invece è dove domina la ricchezza materiale, cioè il, il, la gratificazione dei sensi. Non c'è più rispetto l'uno dell'altro, il rispetto viene solo se tu hai più di un altro, allora ti rispetto. Invece qui perché hai amore più di un altro. E l'amore non è per il tuo piacere, ma è per distribuire agli altri, è esattamente l'opposto. Quindi, come ci diceva in, questo, una, in questi giorni una, persona, una bravissima personalità, diceva, non è che... Noi andiamo, oh, vedono, seguono tutte le regole, eh, fanno tutto, fanno questo, aiutano i poveri, questo. ma c'è amore fra le persone. Se c'è amore, c'è Dio. Se non c'è amore, allora c'è un alto livello di socialità, ma non c'è Dio. E eh, questo fa tremare le gambe, ci fa capire perché il mondo di oggi è quello che è. Che c'è pochissimo Dio, ma c'è una virtù, c'è un, una coscienza sociale in certi posti elevata. Eh? Nazioni unite o altro, sventolano tante bandiere, ma non c'è real, il reale amore, non c'è. Perché questo amore è solo possibile nella fede in, nel Creatore. Nella, nella relazione allora quello è vero altrimenti vediamo che poi eh, casomai fai parte per un certo periodo di una situazione poi passi casomai dalla parte opposta perché perché è un principio professionale non è un cambio di cuore Aisceyada, Loka, Arsenai, Samadana, Lokera, Sangatte, Dina, Aila, Avasana. La gente andava e veniva con grande piacere. Nessuno poteva calcolare quante persone si fossero riunite prima della fine della giornata. Sandieti, Acaria, Arambika, Sankirtana, Acharya, Nacena, Prabhu, Carena, Darasana. Non appena fu sera, Dveta Acharya cominciò il canto collettivo. Egli stesso cominciò a danzare e il Signore assisteva allo spettacolo. È detto che Dveta Acharya eh, era un grande danzatore, anche se anziano, e danzava in modo proprio come un ragazzetto. Uh -huh. E Anche oggi vediamo ci sono dei sadhu molto anziani che quando iniziano a danzare non, ti, non resti a proprio perché sembrano dei giovani, no? sembrano dei giovani, perché nel cuore sono così, è solo il corpo esterno che Nityananda Gosani, Bule, Acaria, Darina, Aridasa, Pace, Nace, Arashita, Hana. Quando Advaita Acaria cominciò a danzare, Nityananda Prabhu si mise a danzare dietro di lui. Aridasta Kur, molto soddisfatto, cominciò anche lui a danzare dietro di loro. Aridas è discepolo di Advaita Charya, è stato il primo devoto nel quale si è rifugiato. Lui era un musulmano e si è rifugiato in Advaita Chari. quindi lui aveva una grande considerazione di Advaita Chi Kariba re Saki aiuta Nandahara, Cina, Dine, Madhava, Mandire Mora. Advaita Charya disse «Cari amici, che devo dire?» Oggi ho ricevuto la più grande gioia trascendentale. Dopo molti giorni si Krishna è arrivato nella mia casa. Spiegazione. Questa è una canzone composta da Vidyapti. Talvolta la parola Madhava è usata in modo errato per riferirsi a Madhavendra Puri. Advaita Chari era un discepolo di Madhavendra Puri e per conseguenza alcuni pensano che egli si riferisse a Madhavendra Puri quando usava il termine Madhava. Ma in realtà non è così. Questo canto fu composto per ricordare la separazione di Krishna da Radharani mentre Krishna era assente da Mathura. Questa canzone fu cantata da Simati Radharani quando Krishna tornò e si chiama, e si chiama tecnicamente Mathura Virà. Allora come ha fatto Vidyapti a cogliere il sentimento di Radha? Eh? Si Cetanya Manabhista. Capite queste canzoni? anche eh, scritte, e qui la canta Adveta, ma la, come ha detto la composta degli atti, loro colgono, hanno la benedizione di ricevere il sentimento che diventa poi una canzone. Quindi quando le cantiamo noi dovremmo conoscere, noi dovremmo entrare nel st nello stesso modo. Infatti nella perfezione poi ogni canto dovrebbe essere fatto con un particolare tipo di raga. A volte c'è chi canta un rag, caso, casomai nel lamento, saltando e cantando. Non capiscono perché non, sa, non capiscono il significato. No? Quindi dovremmo sapere. E anche domenica, ricordavamo che quando alla sera il Sandhi Arati ci sono due canzoni, eh? Gorarati e Radha Krishna Yuga La Milana. È proprio il passaggio. Non c'è diverso tra Navadvip e Vrindavana, ma Navadvip c'è la coscienza dei, degli associati di Chaitanya eh, nel, 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 nel Kirtan e nell'adorazione che si fa sulle rive del Gange. E poi dopo si passa a Vrindavana, dove c'è il sentimento delle gopi che assistono Rade Krishna e sulle rive della Yamuna. Quindi sono due mood completamente diversi. E dovrebbe essere percepito questo. Altrimenti la nostra, la nostra mente, dov'è? Eh, ho cantato, ho fatto l'arity, ma non c'è mai consapevolezza. Eh? Quindi la fede non si sviluppa nel modo giusto. Allora, piano piano, pazientemente, con l'aiuto, e eh, solo che anche i devoti. Diciamo solo, mettiamolo solo sul piano dell'anzianità: fanno questo se, 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 se percepiscono che c'è il desiderio nei giovani di acquisire un po', ma se, se si fa tutto una, è difficile perché dopo sembra un'imposizione, no? ed è questo il principio della misericordia il Principio della misericordia si basa proprio su questo, è un continuo stimolo, un stimolo da parte di entrambi. No? Tutti devono entrare nel giusto sentimento. E allora così si crea quello che dicevamo l'altro giorno: il letere si monta come panna montata e offre un grande piacere, una grande, una grande gioia. Vedete qui come sono gioiosi? Sembra che hanno litigato, ma hanno, hanno montato. E hanno, hanno trasformato l'atmosfera di lamento che solitamente si coglie ovunque di, 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 eh, di preoccupazione e diventa nettario proprio per questa ragione va bene ci fermiamo qui continueremo domani con questa meravigliosa lettura vi ricordo se riuscite nel corso della giornata a, a, a ritornare su questi pensieri, su queste cose, così si fissano sempre un po' di più. No? Abbiamo già la fortuna di farlo ogni mattina, però se si continua si fissano sempre di più e, e piano piano scopriamo che sono la vera dimensione della nostra anima. Adesso principalmente noi seguiamo la via dei sensi, della mente e dell'intelligenza che diventa l'ego materiale. No? Ma piano piano ritorniamo a frequentare i luoghi dell'anima, che sono i luoghi della trascendenza, dell'amore. E allora c'è la trasformazione. Dai, buona giornata a tutti, grazie infinite per la vostra preziosa associazione. Rade, rade.